This is a Ryan Little production. Auto 2 di San Fior presenta questa Ford Fiesta 1100 allestimento titanium da 85 cavalli. La colorazione è bianco pastello, come possiamo vedere. Abbiamo questi fari a LED davvero bellissimi, in quanto quando accendiamo il veicolo o quando chiudiamo le portiere si illumina tutta questa fascia qui attorno ed è una linea molto molto futuristica. Abbiamo i cerchi in lega compresi nel pacchetto titanium. L'auto è stata immatricolata a marzo del 2018 ed ha solamente 10.000 km. Oltre alla colorazione bianco pastello abbiamo, come possiamo vedere, anche i vetri posteriori oscurati. Ora andiamo a vedere invece il bagagliaio, che ha una capienza di 292 litri, quindi sufficiente eventualmente per anche lunghi tragitti se si viaggia in due. L'auto, pur essendo piccolina, di piccole dimensioni, e come possiamo vedere, essendo l'ultimo modello, prende ispirazione nella parte posteriore, soprattutto dall'ultima Ford Focus, ed è davvero molto molto bella. Pur essendo un'auto piccola da città, abbiamo l'omologazione per il trasporto di 5 persone, pertanto omologata per 5 persone. Abbiamo gli interni in tessuto nero tenuti davvero molto bene, come possiamo vedere. Abbiamo anche la luce posteriore per l'illuminazione e gli speaker qui a lato. Ora invece nella parte anteriore andiamo a vedere, troviamo subito questo bellissimo volante che è multifunzione. I sedili anteriori sono davvero molto comodi, sempre in tessuto nero. Ora andiamo ad accedere al display centrale della vettura. L'auto è provvista di un cambio manuale da 5 rapporti e la motorizzazione è un 1100 benzina. Ora andiamo ad accedere e sul display centrale ci vengono proiettate tutte le informazioni. Adesso in questo caso ci dice che l'auto appunto è in riserva. Ci dà una proiezione dalla parte, diciamo dall'alto dell'auto, che ci fornisce l'informazione di quante persone hanno lasciato la cintura, in quanto Ford punta molto sulla sicurezza e questo ne è la dimostrazione. Ora andiamo ad accedere. Qui su questo display centrale possiamo avere le informazioni che vogliamo e possiamo comandarle tramite il volante multifunzione. Qui abbiamo questo pad che ci consente ad esempio di andare nella impostazione del CPU di bordo, quindi nel computer, che ci fornisce ad esempio la media col litro, quanta autonomia ci rimane, quanti chilometri ha percorso l'auto. Andare sulle impostazioni del veicolo. Sul telefono, ad esempio, adesso non c'è nessun dispositivo connesso, ma possiamo connetterlo tutto tramite questo display centrale e possiamo connetterlo tramite Bluetooth e ad esempio le stazioni radio. Qui abbiamo le impostazioni per il volume, ad esempio diminuire, aumentare il volume o mettere in modalità muto e settare eventualmente il limitatore di velocità. Qui abbiamo il manettino per la predisposizione delle luci, sia esterne ed eventualmente anche interne, quindi aumentare e diminuire la luminosità a proprio piacimento. Qui abbiamo i comandi per il clima, abbiamo la possibilità eventualmente di mettere anche l'auto in eco, pertanto i consumi saranno ridotti. Abbiamo dei vani portaoggetti e anche portabevande con l'illuminazione a LED, davvero molto bella. E tra i due sedili abbiamo questo vano portaoggetti con presa USB, che la troviamo anche qui, sia per caricare o eventualmente poter mettere all'interno una chiavetta USB con le proprie canzoni che ci piacciono. In questo menu qui possiamo decidere eventualmente nelle impostazioni audio se decidere la stazione radio, andare su telefono, pertanto connettere il proprio telefono, le applicazioni, quindi connettere il dispositivo, andare in impostazioni e davvero avere un sacco di personalizzazioni, pertanto l'audio, in base al proprio genere musicale possiamo scegliere come settare gli speaker all'interno del veicolo, Bluetooth, il telefono, le applicazioni del cellulare, generali, pertanto possiamo andare a decidere che tipo di temperatura viene segnalata sul veicolo, la distanza, la lingua. Servizi di emergenza, perché come dicevo Ford punta tanto sulla sicurezza dei propri clienti. Abbiamo l'Apple CarPlay anche qui, pertanto l'auto tramite telefono si connette a internet e possiamo decidere quali impostazioni e quali applicazioni installare, scegliere quale esempio su display, se spegnerlo, possiamo spegnerlo anche tramite questo pulsantino qui. Come potete vedere l'auto è davvero davvero in ottime condizioni, molto bella, molto futuristica, in quanto prende ispirazioni dagli ultimi modelli Ford, e lo possiamo vedere anche dalla parte anteriore del veicolo. Come potete vedere questi fari a LED che prendono tutta la parte diciamo esterna del faro. L'auto è disponibile presso una delle nostre sedi, vi lasciamo qui sotto il link per ulteriori dettagli.